tutti, volevo fare questo piccolo check-in parlandovi di questo, che è uno scrub chiamato Scrubit, che mi è appena arrivato da questa azienda, che vuole che lo provi e che dia la mia revisione. Gli ingredienti sono caffè, olio extravergine di oliva, miele, zucchero di canna grezza, olio essenziale di arancia, vitamina E e vitamina A. Quindi è assolutamente super naturale, super fit. Lo proverò e vi saprò dire cosa ne penso. Allora, lo scrub è stato davvero utile perché mi ha assolutamente allisciato la pelle, la sento molto più liscia e tonica, quindi ve lo consiglio, anche perché in un pacchetto ce n'è davvero tanto e penso che un pacchetto del genere mi durerà mesi ora, perché non è che lo faccio tutti i giorni, quindi non se ne usa tantissimo e è stato bello prendersi cura di se stessi e coccolarsi. E infatti voglio parlarvi di quello che ho capito e imparato. L'anoressia aveva fatto sì che io non mi volessi più bene. Non riuscivo a concepire il fatto che qualcuno volesse stare con me o passare del tempo con me, e per questo mi estraniavo, mi allontanavo dalle persone. Ma un altro grande problema è che non riuscivo a concepire neanche di stare con me stessa. Vedevo le foto delle mie amiche o vedevo la gente che comunque prendeva del tempo per se stessa, per rilassarsi sul divano, per farsi un bagno caldo con candele, sali e tutto, e io li guardavo con invidia, perché per me era una cosa inconcepibile passare del tempo con me stessa, a coccolarmi, a stare con me stessa. Era diventato qualcosa di impossibile. Non mi sentivo abbastanza per gli altri, ma la cosa peggiore è che io non mi sentivo abbastanza nemmeno per me stessa. Riuscire a superare questo è stato molto difficile. All'inizio mi sono imposta di fare qualcosa per me stessa, farmi quel bagno caldo, stendermi sul divano e non fare niente, stare lì e coccolarmi. Però non riuscivo a impormelo. E allora ho capito che doveva essere qualcosa che doveva venire di per sé, quindi naturale. Mi ricordo ancora quando non riuscivo, una volta sono andata ad aprire l'acqua del bagno, dopo 2 minuti sono scoppiata a ridere e me ne sono andata via, perché non era una cosa che sentivo mia, congeniale per me. E non è così che dovrebbe essere. Volersi bene significa non solo mangiare sano, non solo fare attività fisica, significa proprio stare bene con se stessi, dentro se stessi, in compagnia di se stessi. Io prima non riuscivo a passare un giorno da sola. Appena ero da sola, subito mi sentivo abbandonata, inutile e come se non fosse importante per gli altri. E spesso, proprio a causa di questo, finivo per abbuffarmi o per digiunare. Però, ad esempio, adesso, proprio questa settimana, sono a casa sola insieme alla mia gattina. Non sto soffrendo di questi problemi, anzi, mi sento bene, mi sento tranquillissima. Sono felice, sono felice di potermi prendere del tempo per me stessa, da dedicare a me stessa. Penso sia uno dei passi più difficili da compiere, perché significa proprio riuscire a superare il blocco di non sentirsi abbastanza. E domenica, tra una pausa di studio e l'altra, ho deciso di prendere una pausa e prendermi cura di me stessa. Non è una cosa che solitamente faccio, non mi trucco in modo particolare, già non lo so cosa che farebbero delle ragazze. Quindi per me già aver fatto questa cosa mi è servita, perché ho preso del tempo da dedicare a me stessa e per coccolarmi un attimo. Ma il mio consiglio per tutti è quello di cercare di non farsi annullare dagli altri e sempre trovare un posticino per sé nell'arco della giornata. Non necessariamente deve essere qualcosa di particolare, anche soltanto sedersi sul divano e passare 10 minuti tra i propri pensieri in compagnia di se stessi. È solo quando si starà bene in compagnia di se stessi che si può stare bene in generale, anche in compagnia degli altri. Una cosa a cui ci tenevo dire è che io vi ho parlato di macros, vi ho parlato di MyFitnessPal, di Fit Your Macros e tutto. Ma questo non voglio, volevo, che
che fosse un incitamento a scaricarvi l'applicazione, a calcolare i vostri macronutrienti, a incominciare a pesare, a crearvi... Ma io l'ho fatto per cercare di farvi capire, bene o male, le porzioni, le quantità che dovreste avere. Così che riusciate, senza dover pesare, senza dover crearvi degli schemi, riusciate a regolarvi ogni pasto in modo che sia equilibrato, sano, genuino e che quindi riusciate a mangiare con coscienza di quello che state mangiando. Il fatto di sapere cosa sono i macros significa che quando vi andate a creare il vostro piatto sapete che dovete mettere una porzione di carboidrati, di grassi, di proteine, di verdure. Non vorrei che adesso iniziaste a focalizzarvi sulle calorie, sui macronutrienti eccetera, no? Siete liberi, continuate ad esserlo, basta soltanto iniziare a mangiare con cognizione, sapendo quello che si ha nel piatto, senza bisogno di particolari pesi, regole, misure, schemi. Ok? Vivete tranquilli e vivrete benissimo. Dopo questa breve introduzione, dove avevo bisogno un po' di sfogarmi e di esprimere il mio pensiero, vi lascio al resto del video. Domenica, oltre a studiare e farmi lo scrub, ho passato la giornata a fare il ragù. È una ricetta molto semplice, credo siano soltanto 4 ingredienti di per sé, ma molto lunga, e infatti ci ho impiegato tutta la giornata anche il giorno dopo per poi metterlo via, ma alla fine mi sono venute 7 porzioni, ho fatto i food cost perché beh, sapete, io studio economia, quindi per me è molto interessante. Ogni porzione costa meno di 1 euro, quindi dire che non si può mangiare sano senza spendere un patrimonio non è vero, basta organizzarsi, prepararsi, saper cucinare e tutto è possibile. Io adesso ho 7 sughi pronti per 7 giorni che la mattina mi sveglio, non ho tempo, tiro fuori, torno a casa, 10 minuti che cucino la pasta e pronto. Vi lascio il video, ciao a tutti, grazie. Fare il mio ragù super fit è davvero facilissimo. Si inizia cucinando le verdure, quindi carote e cipolle. In base alla quantità di carne si fa un rapporto 1-1-1. In questo caso quindi volevo cucinare 300 g di carne e quindi ho pesato 300 g di carote pelate e 300 g di cipolla. Ho messo la cipolla e le carote in una pentola, ho tagliato tutto a dadini così che si cucinasse più veloce e ho rimesso acqua fino a coprire più o meno la verdura e ho messo a bollire. Quando le verdure saranno cotte, allora le passo al multimix. Lascio dei grumi perché mi piace avere un po' il ragù un po' con dei pezzettini di carota e cipolla, fino ad ottenere questa specie di purè di carote e cipolle. Dopo condisco con un pochino di aglio in polvere e poi vado ad aggiungere la carne. Ho scelto questo macinato scioltissimo, che io a me piace dire scioltissimissimissimissimo perché è praticamente solo carne e il grasso nemmeno si vede. Era un pochino ancora congelato perché anche se l'avessi tirato fuori stamattina ho dovuto nasconderlo dal gatto in frigo e quindi non si è proprio scongelato benissimo, ma vabbè, tanto il sugo lì era caldo, quindi... E basta, praticamente lo metti dentro, mescoli il tutto, aggiungi un po' d'acqua e lasci cucinare a fuoco bassissimo col coperchio. Per fare un ragù buono e gustoso ci vuole tempo, quindi un'ora dopo vado a controllare, però comunque durante quest'ora ho continuamente girato il tutto, se no si attaccava sul fondo. Vado quindi ad aggiungere la salsa di pomodoro, e la aggiungo un po' di acqua perché così si prende tutta quella che rimane sul fondo, non si spreca nulla. Aggiungo la salsa e mescolo. Man mano che l'acqua si asciuga e il composto si compatta, andrò ad aggiungere più salsa di pomodoro, ma questo dipende dai gusti. A me ad esempio piace molto pomodorosa e sugosa. Ed ecco come a fine cottura dovrebbe apparire. Io la lascio abbastanza liquida perché adesso la vado a dividere in diverse scatoline per fare le porzioni da mettere in freezer, così che quando andrò a scongelare poi potrò riscaldarle e il sugo si rapprenderà. Vi faccio vedere anche la mia foto figa del sugo, che potete trovare anche su Instagram. L'ho diviso in 7 scatoline come ho detto prima e ovviamente c'è stato il taste test. Ottimo, fantastico, buono.
Thank you.